Febbraio, ufficialmente il mese in cui finisce il freddo, quindi non puoi più dare la colpa ai tuoi snasamenti al muco e devi confessare di essere un eroe. Ciao a tutti ragazzi, come sono fatto Jax Murry e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video abbastanza particolare, un video nuovo, diverso, quello che potrebbe essere il primo episodio di una nuova serie. Questo ovviamente lo decideremo insieme, perché qualche giorno fa, mezzanotte 11 minuti, ho avuto questa brillante idea di chiedervi su Facebook, tramite la frase ad effetto o la no porta consiglio, quali fossero state le vostre avventure notturne più bizzarre o semplicemente la cosa più particolare, più strana, più pazza, più incredibile che vi fosse capitato una notte della vostra vita. Ho ricevuto veramente un sacco di commenti, quindi ho pensato che fosse fighissimo farci un video. Non ho letto ovviamente come al solito nulla, e mi raccomando ragazzi, se questa nuova idea, questo nuovo format vi piace, lasciamo un bel pollice in su, arriviamo insieme a 15.000 mi piace e questa qui potrebbe diventare una serie a tema. Attenzione, perché un certo Jumpitech fanpage, con il profilo verificato, quindi deve essere sicuramente una persona importante, mi scrive: ero in hotel, forse a Colonia o a Milano, non ricordo. Ad un tratto della notte mi svegliai di botto e accanto a me c'era Murry. Una paura tremenda, così ho preso e ho cambiato hotel. Mamma mia che incubo. Anziché ha risparmiato il fatto che io la notte russi come una merda. Cioè ragazzi, per me veramente dormire è una cosa sacrosanta. Infatti Jumpy ogni volta che parte con me dormiamo a dormire insieme, mette le mani, perché il tempo che io appoggio le mie candide gote sul cuscino, vado in coma farmacologico, non mi svegliano nemmeno i petardi. Ilaria Frasti Armstrong mi scrive: Murry, la cosa più strana che abbia mai visto, te la racconto. Salgo le scale per andare in camera e passo davanti alla camera di mia sorella, che in quel momento era col suo ragazzo. Entro per darle la buonanotte e la vedo attaccata al suo uccello. Sono ancora traumatizzata. Buonanotte, amo. Cosa stai gonfiando? La prossima volta bussare, perché è anche educazione, diciamo. Quest'estate, più o meno erano le 3 di notte, sento urlare ripetutamente da fuori la finestra. Così mi affaccio e noto che erano i miei vicini. Una volta mandati a cagare per bene, per via del fatto che nessuno possa disturbare il mio sonno, cioè capito, nemmeno se li stanno assassinando, merda, il sonno è sacrosanto, il riposo. Decido di chiudere la finestra e di andare a dormire. Ma proprio un secondo prima di chiuderla mi viene uno starnuto potente e mi volano gli occhiali dalla finestra sul tetto di casa di mia nonna. Mi preparo già preventivamente alle bestemmie. Ho passato un'ora circa cercando di recuperarli, ma non ci sono riuscito. Vedi che avevo fatto bene? Preventivamente ho bestemmiato per te, non ringraziarmi. Attenzione, piccoli Tug Life crescono. Una notte io e un mio amico decidemmo di fare cazzate, come al solito quando dormo da lui. Ha un fratello più piccolo e gli facciamo scherzi di continuo, come d'altronde insegna la buona norma degli scherzi. Se te la puoi prendere con uno della tua stazza, no, prenditela con chi è più piccolo. Le abbiamo fatte tutte, spazzolino in culo, acqua no, aspetta, cosa? Spazzolino in culo? Questa cosa mi disturba alquanto. Una volta decidemmo di fare una cosa che non avremmo mai dovuto farci. Qualcosa di peggio dello spazzolino in culo. Non lo so immaginare che... un petardo, cazzo. Gli mettemmo in bocca nella notte un peperoncino ultra piccante. Il bimbo ha 8 anni. E lui dopo pochi minuti si è svegliato urlando nel pieno della notte che gli bruciava la bocca. È corso in cucina e si è messo con lo spazzolino che gli abbiamo messo più volte al culo a lavarsi i denti insistentemente mentre gli piangeva la bocca, perché continuava a bruciargli sempre di più. Se li lavava ogni 5 secondi e piangeva urlando isterico. È stato epico fino a quando è arrivata la madre, che ha dato un calcio in culo talmente forte al mio amico che il giorno dopo gli hanno diagnosticato le emorroidi. Io spero fortemente che la madre, se guardasse questo video, signore, io la prego, vada a prendere Andrea e lo crocchi di mazzate, perché sei una merda, Andrea, cioè quanto fai schifo, cioè sei un bastardo veramente. Non le fare più ste cose, perché la prossima volta vengo io e porto questa, porto. Almeno prenditela col tuo amico, falli col tuo amico gli scherzi, no col fratello, che cazzo vuoi da lui. Episodi di sonnambulismo. Dovete sapere che mi intriga molto questo fenomeno, perché non capisco come sia possibile una cosa del genere. Io quando dormo sono talmente stanco, talmente non mi va di fare un cazzo, che mai, nemmeno al mio subconscio verrebbe mai in mente di alzarsi e andare a sonnambulare in giro. Voglio morire al mio letto io. Qualche tempo fa un mio amico sonnambulo è rimasto a dormire da me. Genio pure tu. Chi invitiamo? La Katiuscia con le minne enormi? La Marica che spompina sempre la notte perché è compulsiva? No, il mio amico sonnambulo. Mi aveva detto del suo sonnambulismo e l'avevo visto già qualche volta in azione. Quella notte però successe l'incredibile. A un certo punto sento sbattere la porta di camera e chiaramente mi sveglio di soprassalto. Accendo la luce e vedo che questo mio amico, ritto in piedi, che mi guarda. Gli chiedo: oh, ma sei sveglio? Che c'è? Ma lui niente,
essere impassibile. Rimane ferma a guardarmi. Sta lì qualche secondo senza fare nulla, poi si gira, si infila tra la porta e il muro, si tira giù i pantaloni e comincia a pisciare nell'angolo della stanza. Così, seems legit. Non ho mai riso come quella volta. Poi vabbè, dopo mi sono sfavato tantissimo, ma nel mentre riuscivo a smettere del ridere. Non so cosa voglia dire sfavato, ma sicuramente tua madre vi aveva sfavato il buco del culo. Mamma, non puoi capire che è successo. Marco, esatto, quello che tu mi hai detto di non invitare a mai a casa, l'ho invitato e tu non lo sapevi. Lo sai che ha fatto? Ha pisciato sul muro. Mamma, che stai facendo con quella cintura? Mamma! Era una notte di marzo, lo ricordo distintamente. Io e mio padre ci siamo diretti dalla nostra casa in montagna. Volevamo passare una settimana padre e figlio. Varcata la soglia della porta, troviamo mia madre stesa a terra con il vicino mentre copulavano. Non dimenticherò mai quella notte. La cosa più strana è che in quella camera c'era il cane del vicino che li fissava mentre si davano alla pazza gioia. Oh, siete venuti anche voi! Girare di notte in moto a 150 all'ora in un rettilineo. Allora, girare di notte in moto a 150 all'ora in un rettilineo. Hai preso 150 all'ora, la parola all'ora presa 150 volte, e ti sei messa a girare in un rettilineo. Ma che cazzo, sei troppo H! Come posso fare a essere Atacab come te? Guarda, minchia, mi metto un calzino. Non so nemmeno come vedi, il piede è senza calzino e continuo il video così, proprio Atacab Thug Life, cioè Thug Life di così. Vai piano, vai piano. E con lì senza il calzino non succede niente. Ma se corri, porca puttana, te lo dico io che mi sono sfragnato il culo sull'asfalto. Questo te lo regalo, dai, te lo metto qua, guarda. Un paio di settimane fa ero da solo a casa con le luci spente a guardare il PC. E fidatevi che potrei stare così ore, Succede un cazzo, rimane sempre nero. Però io spero che ci sia un finale a sorpresa. A un certo punto mi giro perché sento degli strani rumori e vedo con la coda dell'occhio un lenzuolo bianco andare verso la cucina. Allora prendo la mia pistola, ovviamente da soft air dotata di silenziatore alla James Bond, e mi reco in cucina piano piano, controllo il salone e alla fine non c'era più nulla. Ok ragazzi, questo primo episodio non so che cazzo di serie sarà, potrebbe essere una nuova serie, lo deciderete voi. Comunque, in generale questo video finisce qua. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto questo nuovo format. Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su. A 15.000 mi piace partirà la serie ufficiale, quindi aiutatemi a trovare un nome qualora non dovesse venire a me. Mi raccomando ragazzi, per partecipare al video dovete seguirmi qua sotto sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram, dipende da dove creerò il prossimo post. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!